e di 30 kg il bottino della gara di pesca alla plastica in mare che si è svolta a largo di Pescara, organizzata da Assonautica Pescara e Federazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee. 40 sono state le imbarcazioni che hanno partecipato: gommoni, motoscafi, barchi a vela con a bordo intere famiglie che hanno dedicato una mattinata all'ambiente e più in generale alla tutela del mare. La manifestazione rientra nell'iniziativa Puli Fondali della Federazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Le condizioni meteomarine hanno reso particolarmente ideale la giornata di pesca, con ospiti quanto mai desiderati come i delfini, mare calmo e sentinelle armate, secchi in allerta, pronti a dare l'alto là al minimo cenno di presenza di un sia pur piccolo oggetto galleggiante che inquina il nostro mare. Le sorprese sono state tante, dagli scarponi da lavoro pescati da due barche differenti al relitto, alla tanica con residui di gasolio, tante mascherine, un pallone gonfiabile, fogli plastificate e busti, alcuni con dei pesciolini intrappolati, tante bottiglie, bottigliette e cassette di polistirolo. Una giornata volta a sensibilizzare un uso sempre più responsabile e ridotto della plastica, che assolutamente non va buttata in acqua una volta utilizzata, trascorsa l'insegna dell'hashtag Libera Mare, varato per l'occasione. Tutti gli equipaggi hanno vinto e soprattutto ha vinto il mare. Nel pomeriggio al padiglione Daniele Becci, al porto turistico Marina di Pescara, c'è stata la premiazione con cui è stato riconosciuto il merito a due equipaggi che hanno pescato più plastica e rifiuti di tutti: l'imbarcazione di Simone Palmieri, con a bordo due bimbi, che ha tirato su quasi 9 kg di plastica e rifiuti ingombranti, il cui premio è stato un'opera dell'artista abruzzese Enea Cetrullo. Al secondo posto l'imbarcazione di Franco Spina, che qui con due bimbi a bordo, che ha pescato circa 5,5 kg e che ha vinto il premio dell'artista Vittorio Di Boscio, che ha realizzato anche una barca simbolicamente piena di rifiuti. L'iniziativa ha suscitato l'attenzione anche di testate nazionali quali il TG5. Alla premiazione hanno presenziato le autorità e partner, fra i quali il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente regionale FIPSAS Carlo Paolini, il vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara e presidente del porto turistico Marina di Pescara Carmine Salce, il comandante della Guardia Costiera Saverio Capizzeri, presidente di Confcommercio Chieti e responsabile regionale del progetto Sentinelle del Mare Marisa Tiberio, e il presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco. È stata una giornata importante per il nostro mare, sottolinea Francesco Di Filippo, presidente di Assonautica Pescara. Nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Ambiente, dell'iniziativa Puli Fondali della FIPSAS, il risultato è incredibile nella quantità straordinaria di rifiuti trovati in sole 3 ore. Signori, questa è la dimostrazione che il problema dell'inquinamento delle plastiche e comunque dei rifiuti in mare è un problema molto più serio di quello che pensavamo quando abbiamo organizzato questa manifestazione.